Chiarezza sulla questione depurazione d'Agrigento, con la definizione di un quadro complessivo di interventi e programmi ritenuto ancora oggi alquanto confusionario e incerto. Italia dei Valori si rivolge all'amministrazione comunale. Il segretario provinciale e consigliere di Agrigento Nello Amel pone una serie di quesiti contenuti in un'interrogazione presentata al sindaco Zambuto e rivendica soluzioni non più rinviabili, tempi certi sugli adempimenti rispetto ad un tema importante. Italia dei Valori chiede chiarezza sul grande depuratore comprensoriale del villaggio Mosè, ancora oggi solo un'idea, superare una volta e per sempre l'equivoco sulla realizzazione o meno dell'impianto del villaggio Peruzzo, che per Amel non risolverebbe del tutto i problemi di depurazione, ed ancora interventi urgenti in diversi punti della città e dei quartieri, come ad esempio in alcune zone del villaggio Peruzzo, Cannatello, Contrada Guardia, zona a valle di Via Imera ed altre, ancora privi di collegamenti fognari. Lo smaltimento dei liquami fognari a mare senza previo trattamento di depurazione è illegale, qualunque sia il sistema, con i pennelli a mare o con altre modalità. Il Comune d'Agrigento è stato soggetto a procedure di infrazione e ha pagato multe per questo tipo di situazione. E allora noi diciamo, l'unico aspetto che bisogna curare e potenziare è quello della depurazione, cioè il sistema di depurazione nella città di Agrigento deve essere ristrutturato e riorganizzato. Noi oggi ci troviamo con interi quartieri senza depurazione, addirittura senza fogna, ci troviamo con il depuratore di Villaggio Peruzzo che di fatto non è mai esistito, ci troviamo con il depuratore di Villaggio Mosè che è sottodimensionato e ormai collassato con scarichi, puzza e tutto quello che soffrono quei cittadini di quell'area. Quindi questo problema non può essere preso sotto gamba, deve essere affrontato con estrema competenza e diligenza. Il consigliere comunale di Agrigento parla di gravi situazioni di illegalità collegate al sistema di depurazione e di incredibili controsensi legati anche al canone idrico. Gli utenti di Agrigento pagano le bollette più salate d'Italia per i servizi più carenti. Paradosso dei paradossi, rincara Nello Amel, c'è chi è chiamato a pagare il canone per la depurazione che in realtà non avviene e prossimamente potrebbe esserci anche un ulteriore aggravio di spesa. La depurazione non può essere pagata da chi non ha la depurazione. La depurazione non può essere pagata se non si è avviato un piano concreto di realizzazione dei depuratori. Lo so bene che non è collegata direttamente allo smaltimento e alla depurazione delle acque, però è collegata alla effettiva costruzione degli impianti di depurazione, ai programmi di investimento sugli impianti di depurazione. Se non si fa questo, i cittadini non devono essere gravati della depurazione nelle zone dove non ci sono i depuratori. Su questo chiederemo chiarezza e faremo una battaglia abbastanza concreta e consistente.